Sangiovannese e Rieti si affrontano al Fedini per la prima giornata di Serie D, stesso turno del 98-99, quando poi al termine della stagione le due compagini finirono rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica. Azzurri con formazione annunciata, Fanetti e Rossetti sono i centrali, spazio sugli esterni Lorenzoni e Moluzzi, davanti Vassallo, il terminale offensivo, Amaranto Celesti, quest'oggi però in maglia nera, con il 4-4-2, davanti ci sono Campagna e Matteo Menghi, il gemello Emanuele è invece in regia. Velenosissimo, minuto numero 4, il pallone perso da Migliorini in apertura, Matteo Menghi ispira in verticale Campagna che piazza la sfera alle spalle di Cipriani per il vantaggio ospite. La prima reazione della Sangiovannese è firmata da Boganini che dalla distanza impegna Coletta in parata non difficile. Ma sul calcio piazzato Bellini non tradisce la propria fama, traiettoria sopra la barriera, sotto la traversa. Coletta stavolta si arrende ed è 1-1. Prima del quarto d'ora gli ospiti vanno vicini anche al nuovo vantaggio. Sugli sviluppi da calcio piazzato Marchi coglie in pieno il legno con il Marzocco, stavolta decisamente fortunato. Da essere fortunati ed implacabili, il passo è relativamente piccolo. Sul pallone vagante in area Reatina, ecco la prima intenzione di Boganini. Coletta, anche stavolta non è esente da responsabilità, riuscendo solo a deviare, ma non a impedire la rete del sorpasso 2-1. Il Rieti non ci sta, ecco che dopo l'uscita di Cipriani su Menghi, Campagna indirizza da distanza siderale nello specchio sguarnito. La mira non è sufficiente per il pari, lo stesso accade quando da corner Tirelli ispira Matteo Menghi, secondo palo di giornata, primo tempo che scivola fino alla zona Cesarini, quando il traversone di zona alla misura esatta e precisa per permettere però a Campagna al tap-in del 2-2. Finisce così una frazione decisamente piacevole per gli spettatori. La ripresa si apre con il cartellino rosso diretto a Rossetti per fallo, una chiara occasione da gol su Campagna, Valdarnesi in 10 uomini per la frazione. Intanto sulla susseguente punizione Cipriani nega in tuffo la rete a Tirelli. Tutto questo però porta la Sangiovannese ad arretrare al proprio baricentro senza prestare il fianco a particolari spazi per gli ospiti. Anzi, sono forti le proteste per l'annullamento della rete di Di Vito al minuto numero 17 per fuorigioco. Unica conclusione del Rieti, degna di nota di qui al triplice fischio, è quella di Galvanio, messa in angolo da Cipriani. Finisce 2-2.